artista di che cosa si tratta? Monologo artista è un intervento di street art e poesia all'interno di un quartiere storico, forse il più antico della città di Salerno, che è il quartiere delle Fornelle, quartiere di Alfonso Gatto. È un intervento di street art e poesia, ma è anche molto di più. È un tentativo di riqualificazione, di immaginare una nuova fruizione di un quartiere popolare e così importante per la città di Salerno attraverso la realizzazione di una galleria a cielo aperto e di un libro di cui le pagine sono proprio i muri. Infatti sui muri verranno riportate i grandi poeti del Novecento, Alfonso Gatto in primo luogo. Si potrebbe espandere anche altre zone della città, oppure pensate che per il momento rimarranno in centro? Assolutamente sì, anzi il nostro progetto, il nostro sogno è quello di farlo in tutta la città. In parte l'abbiamo già fatto l'anno scorso alle Scalinate dei Mutilati con questa grandissima artista Alice Pasquini e Pino Roscigno di Salerno, che sarà anche in questa occasione direttore artistico e anima di questa kermesse. Sì, è un modello assolutamente esportabile in città, ma come in altre città, quindi nessun problema. Come cognome? Filippo Trotta. Filippo Trotta, Fondazione. Fondazione. Assolutamente sì, anzi il nostro progetto, il nostro sogno è quello di farlo in tutta la città. In parte l'abbiamo già fatto l'anno scorso alle Scalinate dei Mutilati con questa grandissima artista Alice Pasquini e Pino Roscigno di Salerno, che sarà anche in questa occasione direttore artistico e anima di questa kermesse. Sì, è un modello assolutamente esportabile in città, ma come in altre città, quindi nessun problema. Con questa iniziativa nelle Fornelle in grande, quanto fatto nei mesi scorsi anche ai gradoni che collegano i Mutilati con Via Amelia. È un'altra iniziativa del vulcanico Filippo Trotta, che anima con grande determinazione l'Associazione Gatto, la Fondazione Gatto. È una iniziativa intelligente e meritevole, vedremo come si dipanerà nel corso del tempo. Diceva qualcuno che la storia dei popoli si scrive sui muri. Bene, noi scriveremo la nostra storia cittadina facendo riferimento ad un eccezionale poeta di fama internazionale che merita sicuramente un'attenzione decisamente più grande di quanto gli è stata riservata fino ad oggi, con le sue poesie, con le sue splendide ideazioni arricchiremo e abbelliremo le mura della città per la parte che riguarda il quartiere delle Fornelle, che è un quartiere storico della nostra città. Un luogo differente, insomma, per vivere i quartieri come quello delle Fornelle storici, insomma, trasformare i muri in una sorta di galleria in plein air, una galleria a cielo aperto. E questa è la bella idea che ha avuto Filippo Trotta e la Fondazione Gatto. Generalmente le nostre mura sono imbrattate da geroglifici incomprensibili che fanno dei writer così, diciamo. Non saprei come definirli meglio. Ora invece, riportando dei versi, riportando delle immagini, riportando delle cose di qualità, sicuramente si crea una sorta di museo a cielo aperto, con l'aiuto anche delle scuole, del comparto artistico della nostra istruzione, si creeranno delle possibilità di fruizione inedite della poesia. Si è fatto un'idea, purtroppo devo fargliela, su quanto sta accadendo, su questa onda mediatica o comunque giudiziaria che sta accadendo a Napoli, si è fatto un'idea anche sui possibili riflessi sul PD? Lunedì ci sarà la segreteria regionale, De Luca interverrà anche al Consiglio regionale, insomma è un qualcosa che rischia di avere dei riflessi, fatto salvo la figura di Luca che dice di essere appunto parte lì in Pomerlo, che a cielo aperto. E questa è la bella idea che ha avuto Filippo Trotta e la Fondazione Gatto. Generalmente le nostre mura sono imbrattate da geroglifici incomprensibili che fanno dei writer così, diciamo, non saprei come definirli meglio. Ora invece, riportando dei versi, riportando delle immagini, riportando delle cose di qualità, sicuramente si crea una sorta di museo a cielo aperto, con l'aiuto anche delle scuole, del comparto artistico della nostra istruzione, si creeranno delle possibilità di fruizione inedite della poesia. Si è fatto un'idea, purtroppo devo fargliela, su quanto sta accadendo, su questa
onda mediatica o comunque giudiziaria che sta accadendo a Napoli, si è fatto un'idea anche sui possibili riflessi sul PD. Lunedì ci sarà la segreteria regionale, De Luca interverrà anche al Consiglio regionale, insomma è un qualcosa che rischia di avere dei riflessi, fatto salvo la figura di Luca che dice di essere appunto parte lesa, sul Partito Democratico e sull'intero sistema politico del centro-sinistra. Non ho informazioni tali da potermi far esprimere. Una cosa posso dire con assoluta certezza: io ho avuto il privilegio di collaborare con Enzo De Luca nel corso degli anni e ultimamente come capostaff qui a Salerno. Ho maturato il profondissimo convincimento dell'assoluta integrità morale di Enzo De Luca, una persona che da questo punto di vista è inattaccabile. La sua vita privata e la sua funzione pubblica possono testimoniare tutto questo. De Luca ha risposto nel corso di una conferenza stampa e successivamente mi pare ad un forum al Mattino, dichiarando da par suo qual è lo stato dell'arte riguardo a questo accadimento. Io mi auguro invece che le testate e la stampa abbiano un atteggiamento intelligente ed equilibrato per non mettere in moto meccanismi sbagliati che sono poi possono costruire un'immagine che non esiste. Ripeto, per quanto mi riguarda ho avuto il privilegio di collaborare con De Luca e su questo io sono, come dire, di una certezza granitica riguardo alle qualità politiche che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche morali dell'uomo De Luca. Un complotto mediatico giudiziario? No, non parliamo di complotti perché sono parole in libertà. È un'iniziativa che della magistratura, De Luca ha sostenuto, e io sostengo con lui, che per quanto riguarda il controllo di legalità, per le persone per bene è un vantaggio, non uno svantaggio. Quello che bisogna evitare sono le strumentalizzazioni pacchiane e le azioni di sciacallaggio che eventualmente potrebbero mettersi in moto, ma De Luca ha spalle forti per sostenere questo ed altre difficoltà.